Sicuramente. Ma io li ho trattati sempre molto seriamente. Sì, lo so, però adesso ne stiamo un po' ridendo, non mi sembra il caso. Non sto ridendo. Vabbè, insomma. Assolutamente no. Mi sembra veramente vergognoso che una persona accusata per diventi abusi sessuali, soltanto quelli denunciati, poi venga beatificata. Trovi anche un postulatore addirittura. Poi non mi sembra che la Chiesa sia mai... c'è questa omofobia, questa sessofobia nella Chiesa, tra l'altro cercano di poi di coprire quello che succede, ma ci sono anche casi di suore violentate, suore che vengono che restano incinte e magari sono costrette a lasciare poi i loro ordini, vengono espulse e magari si trovano senza nulla per le strade poi a prostituirsi. Sono tutti questi casi che sono tra l'altro al vaglio anche della comunità europea, del Parlamento europeo. Cioè, questi sono sì, sicuramente che... no, è vergognoso, magari abbiamo fatto una risata per un po' ammortizzare questa situazione, sì. Che sicuramente è vergognosa e dolorosa per tutti, insomma. Questo sicuramente così. Bene, cioè non c'era nessun tipo di sorriso, risata, no, vabbè, comunque insomma credo che questi sono argomenti molto molto delicati, come anche sul discorso dei bambini, quello che stai dicendo prima, non è che siamo no, cioè, ci mancherebbe assolutamente altro. Però ecco, diciamo che quando sono coinvolte tre donne, tre maestre, è chiaro che la cosa ti colpisce molto di più, no? Anche lì, chissà, certo. Perché siamo tutti portati a pensare che il pedofilo sia un uomo, invece no, potrebbe teoricamente essere anche una donna. Certo. Bene, comunque adesso alziamo il velo del telegiornale GR, chiaramente, perché non ci stiamo mandando un po' di segnali. No, perché giustamente prima parlavamo delle cose, però io quello che dicevo, si parla di sessuofobia, omofobia, la Chiesa è subito cerca di condannare queste cose, però poi cala il velo dell'omertà quando si parla di corruzione, concussione oppure magari anche mafia e omicidi. Perciò questo è l'andazzo della Chiesa, che poi cerca di in qualche modo di incunearsi anche nelle lezioni della laicità lo Stato, quella che dovrebbe essere la città, ma non c'è, effettivamente non esiste. Tagliamo corto. Comunque tagliamo corto. Taglia corto come il appunto il film breve, direi, di film breve di Pier Francesco Campanella. E adesso GR, linea della regia Giuseppe Savoca, e poi linea ancora a noi per continuare a parlare. State ascoltando Radio Roma. Suspiria dai demoni, appunto, da Claudio Simonetti, per un tributo ad Dario Argento. Però ritorniamo ancora a parlare di taglia corto, però non tagliamo corto, continuiamo a parlare appunto di Jack Lametta, e appunto che è il tema principale, appunto l'ispirazione di questo film breve, come appunto l'ho ribattezzato io oggi, però adesso non voglio più chiamarlo cortometraggio, perdonami Francesco, ma film breve, ricordiamo, perciò cancelliamo qui cortometraggio, yeah. Cioè, film breve lo cancello proprio. Va bene. Film breve, diretto da Francesco Campanella, scritto da Renzo De Luca, interpretato da Elisabetta Rocchetti, Cosimo Fusco, Emanuele Oliverio, Alberto Marino, Giampiero Cori, che per la prima volta sullo schermo, Amy Bergamo, che sta qui con noi. Con noi alla qui. Tua destra. Amy Bergamo è qui. Io so che sono dei progetti, Amy, perché poi so tu che devi lasciarci un po' prima della trasmissione, perché prima della fine, tra l'altro più tardi sentiremo anche Elisabetta Rocchetti, però abbiamo aspettato proprio per dare più spazio appunto a Amy. Ai presenti. Ai presenti, no. Anche tu vai via? No. Ah no? Per questo, ti piacerebbe? No, prima della fine. No, dar più spazio a Amy, perché giustamente lei va via, poi certo. Facciamo subentrare Elisabetta. Parliamo dei progetti futuri di Amy, dai, che siamo curiosi. Progetti futuri. Allora, progetti futuri, ce ne sono tanti, bisogna concretizzarli questi progetti, però per adesso c'è il film con l'importante è che intanto siano in fase embrionale, sì, sicuramente, poi dopo sicuramente. Poi se c'è il parto, va bene, però. L'allenatore del pallone 2 che sarà di Sergio Martino con Lino Banfi, e sarà la prossima esperienza cinematografica che farò, si registrerà il 21 agosto e andrà sul grande schermo penso verso Natale. In più sto avendo una collaborazione molto importante con il grande maestro Vince Tempera, che saluto, e speriamo insomma che questo progetto ci porti a Sanremo, ci porti avanti musicalmente. Quindi sì, mi piacerebbe tanto, oltre a cantare e a ballare, essere anche diventare un'attrice. Ora iniziamo con questa collaborazione dopo Pier Francesco Campanella con Sergio Martino, e speriamo di continuare la collaborazione con Pier Francesco Assolutamente Campanella, sì. Che insomma altri progetti, e che quindi a questo punto si ricorderà della cara Amy al tempo opportuno. No, volevo dire una cosa, Amy, facciamo un patto, sì. Se vai a Sanremo io vengo con te, ti accompagno. Ma quello sicuramente, caro, ti voglio in prima fila. Se vai a Sanremo verrò a Sanremo anch'io con te. Va bene, va bene, questo sì, che sia di buon auspicio. Sicuramente, come
lo sei stato. Lo sai che già. Ci tengo tanto e sarebbe un sogno che tu vada a Sanremo, dai. Dai, speriamo. Prima di speriamo. Però prima di andare a Sanremo dovresti fare un altro film, ecco. Lei lo interpreta e bisogna le porti fortuna. Così almeno così non la prenderò più. Va sicuramente a Sanremo perché le porti fortuna, no? Speriamo di prima di Sanremo. Con la mia presenza è già una garanzia. È vero, già una garanzia. Quindi questo sono i progetti, insomma. Per il momento il bagaglino non si sa, perché Pierfrancesco Pingitore io lo stimo molto proprio per questo. Non è una persona che parla molto, che promette molto, certo, se giusto. Dice è sempre dosato ciò che dice, te lo dice sempre all'ultimo, però è più bello proprio perché ti godi questa sorpresa. Vabbè, deve essere giustamente in sintonia col copione poiché dello spettacolo, ovvio. Chiaramente. Eccoci. Siamo già arrivati in pubblicità. Ecco, la regia ci chiama la pubblicità. Facciamo, salutiamo Eming, nel frattempo. Sì, io resto ancora? Resto ancora 10 okay, minuti. Ok, resto ancora, poi vi saluto dopo. Ancora. Sentiamo la pubblicità e poi rientriamo. Sì. Radio Roma, al centro delle tue emozioni. Ritorniamo ancora in studio con la pubblicità che incombe, purtroppo è una radio commerciale, è importantissima. Purtroppo perché? La pubblicità da vivere, se tu sei qui lo devi anche alla pubblicità. Certo, quindi, certamente, anche se tu sei qui, anche se possiamo infatti io anche se possiamo ne sono consapevole di questo e non scuoto il piatto dove mangio. Però purtroppo nello stesso tempo ci interrompe quello che il discorso, tra l'altro Amy stava parlando, anche, voleva parlare, sì, e ha detto mannaggia però la pubblicità che adesso mi interrompe. Ci ha anche consentito di prendere una boccata d'aria, di refrigerarci un po', di bere delle squisite bevande che tu ci hai gentilmente offerto, quindi anche quello serve. Bene, torniamo a parlare di Tagliacorto. Amy Bergamo tra i protagonisti appunto di Tagliacorto. Ieri sera è stato proiettato alla Casa del Cinema di Roma, via Veneto, Villa Borghese, Largo Marcello Mastroianni 1. Largo Marcello Mastroianni, infatti c'è questa bellissima foto, diciamo, gigantografia. Comunque, di veramente Marcello Mastroianni, un posto bellissimo, una piace bellissimo per fare una serata, io ero terrorizzato, devo dire la verità, perché è sempre un'emozione, no? Quando proponi una cosa, non sai la gente come reagisce. C'erano due ricevimenti ieri sera, il tuo e un altro sotto. Sì. E io naturalmente ho sbagliato il ricevimento, ecco. Andando fino all'altra parte, già si portavo. Non c'era dubbio. anche altre persone hanno saputo che insomma hanno. In compenso noi abbiamo avuto molti imbucati nel nostro buffet. Abbiamo avuto molti imbucati dell'altra provincia. Sì, sì. Non lo sapevo questa cosa. No? C'è stata questa specie di osmosi tra. Dice che c'era tra una pasta, io non l'ho assaggiata perché mi si era chiuso lo stomaco. Mi hanno detto c'era una pasta dei cedanini alla checca. Dice che erano buonissimi. Divina. La tua? Sì. No, io non l'ho assaggiata. Non l'hai mangiata, no? Io no. Perché sono arrivato e Pierfrancesco mi ha spinto in sala. Favolosa. Letteralmente in sala dicendo vai a vedere subito la cosa. In realtà eccomi qua, sono arrivato, ero appena entrato. Pubblicizzo il buffet di ieri perché è stato favoloso. Bene, torniamo ancora a parlare. Pierfrancesco, parliamo ancora di Jack Lametta. Sì. Tu all'epoca come hai vissuto questa cosa? Te l'ho detto, con un po' divertito in un certo senso, perché vedo tutte le mie amiche terrorizzate, tutte le mie amiche che non uscivano la sera, prendevano precauzioni, un po' mi faceva ridere perché trovavo eccessivo tutto questo, francamente, una psicosi forse esagerata. E niente, poi mi ritrovavo. Perché le tue amiche, tu hai detto però c'erano anche personaggi sesso maschile, anche tu in qualche modo. Però chiaramente le donne sono più esposte e poi sono anche più indifese, no? Tu non avevi paura di andare in giro? No. Figure se giustamente stava a pensare giusto a me. Parli bene perché sei uomo, però se io ero una donna però erano anche sarebbe... ma colpiva anche gli uomini, gli uomini. Però, colpiva anche gli uomini, le donne più che altro di giorno, gli uomini sembra più sì, colpiva anche nelle gli ore uomini, più diciamo più tardi. Però sera. Io sono uno positivo, non pensa mai alle disgrazie, alle cose. A me avrebbe terrorizzato, penso, una cosa del genere, veramente non sarei veramente più uscita di casa. Esagerata, veramente, dai. Oddio, non l'ho vissuta, però se era così come mi stanno raccontando, sì, comunque tenendo anche alla mia incolumità, certo, ovvio, avrei avuto tanta paura sicuramente. Sì, poi magari si era diffusa anche una certa psicosi, perché alla fine, certo, alla fine se vai a vedere nella statistica, ecco, nel proprio percentuale, se alla fine quando uno esce è sempre a rischio, sì, a rischio anche di aggressioni, oggi, di rapine. Voglio dire, il caso dell'omicidio nella metropolitana, quello con l'ombrello nell'occhio, cioè, è emblematico. Eppure non c'era Jack Lametta. Non ho capito, però come ha detto neanche la metropolitana al giorno d'oggi, perché come può succedere di tutto in qualsiasi momento. Certo. No? C'erano dei casi, insomma, di 3 persone, 4 al giorno. Quindi voglio dire è una media abbastanza però alta, se no? Facciamo quindi... no, però proviamo a pensare quante donne vengono violentate ogni giorno, certo, e forse la stessa cosa, poi e probabilmente la media sarà quella, poi calcola che nella maggior parte dei casi non sono le denunce, la maggior parte dei casi